L'appuntamento di oggi degli incontri della Civica è dedicato al film My Name is Adil. A raccontarsi agli studenti sono gli stessi autori e registi del film, Adil Azzab, Andrea Pelizzè e Magda Rezene. Girato tra la campagna marocchina e Milano, il film racconta la vera storia di Adil, un bambino di 13 anni che raggiunge il padre emigrato in Italia. Qual è la storia di questo film? My Name is Adil parla del mio percorso di vita, percorso di immigrazione, quindi Marocco-Italia. Nasce nel 2011 attraverso una crisi di identità, alla ricerca di casa. Dov'è la propria casa? Se è in Italia o in Marocco? Quello che avevo bisogno è tornare in Marocco. Quel periodo lì avevo conosciuto Andrea attraverso un campus multimediale per ragazzi. E da qua nasce un po' l'idea di dire, ma perché non raccontarlo attraverso un film? Ecco. Per realizzare questo film hanno lavorato degli attori non professionisti, in particolar modo è coinvolto la tua famiglia e tuo fratello che interpreta te stesso. Nel momento in cui lo faceva non si rendeva tanto conto di quello che stava facendo, ma si è reso conto quando ha visto il film. E tutti noi lo diciamo che noi siamo rimasti un po' a bocca aperta e sorpresi per quello che ha tirato fuori, insomma. Ho fatto fatica a coinvolgere mio padre perché non ha mai stato d'accordo, non trovava il senso di raccontare i propri segreti, il proprio vissuto, la propria famiglia. Quando poi per la prima volta hanno visto al cinema sia mio padre che mia madre, che non sono mai stati a un cinema, questo momento qua per me è stato uno dei momenti più importanti perché con mio padre non avevo parlato tantissimo, quindi mi ha conosciuto ancora di più attraverso il film. In questi progetti quello che serve per dare un po' la scintilla è il bando, perché vanno trovati dei soldi, un bando che poi non abbiamo neanche vinto, che però ci ha obbligato a scrivere una sceneggiatura e ci ha obbligato a capire come poteva essere messo in piedi questo film con un budget limitatissimo. Quindi, diciamo, noi abbiamo investito un po' i soldi che abbiamo guadagnato in altri campi per acquistare il materiale base, quindi le due camere e dei computer che ci permettessero di montare con dei render che non erano così troppo lenti. Noi facevamo sia la fotografia che le riprese, che la costruzione, che la regia, che la gestione degli attori, e in più c'era il fonico. Però come set eravamo veramente ridotti all'osso, 4 persone, una macchina, la macchina del papà di Adil, e tutto il materiale sulla macchina, e siamo andati in Marocco con la nave. Quali sono stati i tempi di realizzazione? Prese diciamo 5-6, però in un percorso di riprese di 8-9 mesi. Anche se all'interno del film ci sono delle inquadrature che, una mi sembra, che erano state realizzate durante il primo sopralluogo in Marocco per riuscire a costruire la sceneggiatura conoscendo i luoghi, insomma i posti, le facce, le persone. Salvatore si è detto una cosa molto bella di te. Dice che dal suo punto di vista è la prima volta che un ragazzo parte da un paese, arriva in Italia, scopre il cinema e racconta la sua storia, no? Dal suo punto di vista questa cosa è un po' unica.